Nella parte bassa del borgo marinaro di Tellaro si trova l'antico porticciolo del paese. Per secoli il piccolo porto di Tellaro fu il principale porto dell'antico borgo di Barbazzano. Il porto fu un'area estremamente strategica che aveva un ruolo molto importante nella vita economica e commerciale della comunità locale. Per questo l'intera rada, fino agli albori del 1800, risultò militarmente ben protetta grazie al paese fortificato. È nello scalo che le fuste, navi leggere e velocissime, per merito della loro maneggevolezza, potevano essere assemblate, calafatate e armate alla leggera. Oggi il piccolo porticciolo di Tellaro è usato come luogo dove poter fare il bagno e negli scogli vicini è possibile prendere il sole. Preceduta da una settecentesca cancellata arrugginita in ferro battuto, abbellita con una rosta decorata con losanghe e cerchi, con il pavimento a motivi geometrici realizzato con ciottoli d'arenile di varia forma e la volta a botte nelle sue strutture portanti ma intercalata con tratti in solai di legno, entriamo nella galleria di Sotoria. O meglio ancora di ciò che resta della cortina coperta che i residenti costruirono intorno al 1300, assieme alle sovrastanti abitazioni, a difesa del borgo per far fronte alle continue incursioni dei saraceni, dei catalani e dei predoni locali, che fino al XIX secolo infestavano il nostro mare.